amici di Pesca TV, siamo in compagnia di Andrea Camedda che lavora per il CNR e oggi abbiamo appena assistito alla liberazione di due tartarughe marine, due caretta a caretta, che erano nel centro di recupero dove lui lavora. Andrea è anche un pescatore, quindi sa benissimo quali possono essere i problemi creati dalla pesca, soprattutto professionale, di questi bellissimi rettili marini. Come si chiamano le due tartarughe? Allora, sì, hanno un nome. Una si chiama Mine e una si chiama Edward. Questi animali vengono, allora, il primo da Golfo Aranci, il secondo invece da Sozzi Nibiri, quindi qua vicino, sempre all'interno dell'area marina protetta, luogo dove oggi abbiamo liberato i due esemplari. Entrambe hanno avuto un problema gravissimo alle pinne anteriori. Sono rimaste intrappolate in nylon, in cime di nylon e spezzoni di palamiti abbandonati. Sottolineo abbandonati perché spesso sappiamo che le persone abbandonano rifiuti non solo direttamente in mare ma anche in terra, chiaramente poi col vento finiscono in mare e là interagiscono negativamente con tutti gli organismi, tra cui le tartarughe marine. Che abbiamo fatto? Per un anno intero abbiamo curato entrambe le tartarughe, le abbiamo disinfettate, le abbiamo ripulite da tessuto necrotico e monitorate costantemente al centro di recupero che si trova, come diceva Antonio, presso il CNR di Torre Grande, dove ospedalizziamo praticamente tutto l'anno esemplari sia giovanili, subadulti che adulti che frequentano la Sardegna probabilmente a scopo alimentare. Chiunque, non solo il pescatore, ma chiunque, un bagnante, un cittadino, trovi una tartaruga in difficoltà, che in difficoltà possiamo dire che è una tartaruga che galleggia e che si fa acchiappare soprattutto, vuol dire che ha qualche problema, sta male, per cui va recuperata se si può, oppure bisogna chiamare innanzitutto il Corpo Forestale dello Stato o della Sardegna nel nostro caso, che si chiama un corpo specifico, o la Capitaneria del Porto, in alternativa anche se siamo in contatti diretti pure il nostro centro di recupero, così possiamo intervenire direttamente sul posto. Chiaramente noi lavoriamo in rete con le altre aree marine protette della Sardegna che funzionano da nodi di questo network istituzionale. E chiaramente, come diceva Antonio, non bisogna, cioè noi pescatori quando troviamo qualche spezzone di trecciato, di nylon, va recuperato, non va rilasciato. Diciamo che questi rifiuti, che sono rifiuti una volta che vengono gettati in terra, non interferiscono solo con le tartarughe, ma spezzettandosi interagiscono anche con altri organismi come i pesci che li ingeriscono. E dobbiamo sapere una cosa importantissima, che le plastiche contengono degli additivi come ftalati o PCB che sono dannosi non solo per i pesci ma entrano così nella catena alimentare fino ad arrivare a noi. Grazie mille. Grazie a voi.